Buongiorno ragazzi, siamo sul giorno 8 del nostro challenge di 21, punto vita, punto vita. Allora, regole del gioco, dobbiamo misurare punto vita, scattarci le foto e poi fare, e poi se ti piacciono questo video, uno mi devi dare un po' di cuoricini, come io do cuoricini a voi, e poi ho bisogno che voi poi condividete questo video se ti piace, dammi un like se ti piace e puoi fare l'allenamento con me, ok? Ci serve un peso, se non hai un peso puoi utilizzare la tua borsa, perché anche la borsa funziona, una bottiglia d'acqua e quant'altro. E poi alla fine di questo video parlerò di amarci e volerci bene, perché ho due episodi che sono successe che voglio parlare con voi, perché noi donne spesso e volentieri siamo giudicate sul nostro aspetto fisico, giudicate per come siamo fatti, e io scherzo sempre dicendo sempre a tutti quanti, io non sono Barbie, non sono una bella statuina da vestire, non sono, diciamo, una bella bambola da pettinare, io sono Jill Cooper e faccio la mia vita e mi esprimo ogni giorno come piace a me, ok? Io sono fatto così, se mi metto così è perché ovviamente questo è anche il lavoro, però nel senso che ogni donna spesso e volentieri si conscia pensando di piacere qualcun altro, e il problema è non piacere mai a tutti, cioè per uno sei in un modo, per un altro sei in un altro, e tutti quanti poi ti fanno diventare veramente proprio esasperata. Mio consiglio è di amarti per te, fare come dice la Iris, e mi sfugge il suo cognome in questo momento, però ha vissuto fino a 101 anni, e dice: crea la tua di stile, crea il tuo di diciamo espressione personale, e ti posso garantire la mia espressione personale c'è sempre stato. E probabilmente, ok, di qui prendiamo il nostro peso e cominciamo a fare un dondolo destra e sinistra, bloccando con l'addome, ok? Dondolo destra e sinistra, e mentre noi stiamo facendo i nostri 5 minuti, vi parlerò con voi. Allora, il mondo è meraviglioso perché è diverso. Se fossimo tutti uguali, sarebbe una noia mortale, perché sarebbe vedere la stessa identico, non lo so, coppia delle stesse cose, sarebbe un po' piatto. Invece ognuno di noi ha delle pregi, dei difetti. Ci sono chi è timido, ci sono chi è, diciamo, esuberante o estroso, ci sono quelle che sono alte, ci sono quelle che sono piccole bomboniere di felicità, ci sono biondi, ci sono mori, ci sono scuri, ci sono chiari, e tutto serve. Una persona che prova di farti sentire fuori luogo perché correggono la tua persona, la prima cosa gliele devi dire: guarda, per me sei stato offensivo, lo sai perché? Fai te. Non è che tu, cambiando me, renderai meglio la tua vita, ti sentirai più impotente, ma questo si chiama manipolazione, perché le persone misere, piccole, provano diciamo, correggere le persone intorno a loro per non sentirsi in difetto. Ah, perché ti dicono che non sei abbastanza? Perché dicono che tu non sei abbastanza questo? Diversamente questo, eccetera eccetera, perché semplicemente sono loro che talmente temono di essere diverso, provano di uguagliare o a mettere tutto sotto quello loro parametri, no? Quello che vogliono loro, per sentirsi meno esternato o fuori luogo, così baci. Ieri ho fatto una foto, postato una foto e ho detto "This is 55". E che significa? Tutti mi hanno detto auguri, auguri, non è il mio compleanno ieri. This is 55 significava un'altra cosa, e l'ho messo in inglese perché si fa spesso in inglese questo post. This is 55, I am 72, io sono questo. E per far vedere che una donna di 55 anni può essere in forma, può essere padrone di se stessa, può avere il più della sua vita se si impegna e si mette al lavoro. Questa non è chirurgia, ragazzi, questa è anni ed anni di allenamento, ma ci devi pure partire da qualcosa, no? E io tutti i giorni mi alleno, disciplina all'ennesima potenza, se io smetto di allenarmi ingrasserò, punto. E questa è una certezza scientifica.
ma io voglio far sempre vedere quando ci lavoro sui miei social. Sono struccata. Perché sono struccata? Perché sui social fanno sempre vedere il filtro, e il trucco, e la posa, e è questa, e fa così. No, io ti faccio vedere la vita reale. Vita reale! Oh, mi sono un po' rotto le scatole di tutti quanti che vogliono la perfezione. E quando una persona mi viene da me e dice, potresti perfezionare questo. Ma porca paletta, la vita non è perfetta. La vita è piena di strade tortuose, imprevisti, problemi che tu veramente, come si chiama, lampo, saetta, ciel sereno, e noi siamo qui per sopravvivere alla vita reale. Purtroppo stanno parlando tanto di questi social, di come stanno devastando la nostra gioventù, dando insicurezza oltre ogni sembra, perché non è reale la vita su, diciamo, sui social, vedi quello con la macchina fantastica, con la borsa grifata, viaggiando a Bali, per carità si può fare, non sto dicendo che non si può fare, ma si fa una volta magari perché stai facendo viaggio di nozze, non è che ogni settimana vado a Bali per far vedere non chissà che cosa. Io tutto quello che ho l'ho guadagnato con la mia forza e grazie al Signore, perché il Signore mi ha dato tantissimi bene, diciamo, opportunità che quando ho aperto quella porta con disciplina l'ho proseguito, sono andata avanti. E una di queste cose è il mio corpo. Il mio corpo, sono molto orgogliosa del mio corpo, anche se sono montata come un giunone, anche se sono montata come un atleta, a me piace il mio corpo. Sto bene nella mia pelle. Sto bene nella mia pelle. Qualsiasi pelle che sia, se noi riusciamo ad arrivare a quel punto e dire sto bene nella mia pelle, abbiamo vinto, perché ti posso garantire, voi non avete idea quante persone vogliono darmi consigli di come io dovrei vivere la mia vita, come mi dovrei vestire, come dovrei parlare, come dovrei giocare certi giochi, come dovrei diciamo tenere le mie aziende. Ma io dico, se tu hai le aziende come me, il corpo come me, le discipline come me, ti studi come me, fai tutto quello come me, ti do ascolto. Ma se tu stai seduto sul divano e stai lì impigrito, vieni da me a dire che io dovrei essere meno sportivo, non ti darò mai ascolto, amici miei, perché la vita sportiva ti rende felici, felici, punto. No, io sono rimasta basita, cioè posso dire basita? L'altro giorno ho fatto vedere questo bellissimo spot pubblicitario dal Canada che fa vedere le differenze di uno sportivo e un altro sportivo fra 20 anni, no? Quando sei vecchio, se vuoi essere ancora in forma, attivo, se vuoi ancora giocare con tuoi nipoti e fare magari una crociera e vai a fare in bicicletta e fare il giardinaggio, stai con i tuoi cani o stare nelle sedie a rotelle, sempre a fare le cure perché c'hai diabete, perché c'è problemi di schiena, perché non riesce ad avere la forza per deambulare. E secondo me è una motivazione per alzarti oggi e diventare sportivo. Ma quante persone hanno provato di dirmi che c'ho torto? Ah, ma questo è psicologia, diciamo, esasperata. Questo ci stai provando di spaventare. Sì. Sì, ti sto spaventando perché è la realtà. Tu hai una scelta invecchiando. Puoi diventare o vivere in una discoteca o vivere in una prigione. La scelta è tua, ragazzi. Il corpo invecchia, punto. Il mio corpo sta invecchiando, punto. Vedo la pelle che non è più come una volta. Vedo che la pelle non è più come una volta. Ma lotto con tutte me stessa, con lo sport, con l'integrazione, con le creme, ok? Ecco, mi metto un po' di crema, mio siero termogenico, scusate, perché il siero termogenico lipolitico mi aiuta a avere più risultato alla fine del mio allenamento, perché dopo di voi devo fare un allenamento per la mia palestra online. Metto il siero termogenico, metto anche sulle cosce perché l'adoro per quanto riguarda la pelle e anche l'effetto lipolitico, ci aiuta a bruciare i grassi in eccesso. E lo faccio per me, mi sono veramente arrivata a questo punto che quello che pensano gli altri mi può fregare di meno. Questa è una cosa bella di avere 55 anni, perché arrivi a un certo punto
verso, secondo me, non so se è verso 48-50 anni, comincia a dire, guarda, io voglio vivere per me, voglio la mia di felicità, la mia di serenità, perché mi sono reso conto che non potrò mai, poi mai, scusate, mi asciugo anche qua, prima di rimettere il mio pantaloncino, io non potrò mai rendere tutti felici. La vedo sui social, non posso mai, io posso dire una cosa con l'intento più puro sulla pianeta Terra e ci sarà qualcuno che critica. Amen. Perché io tanto conosco il mio cuore, so esattamente da dove nasce la mia, come si chiama, la mia intento. Su, destra, su, sinistra, qui, qua, vedi, qua, blocco qua, qui, blocco qua, continuiamo. Così, io voglio dire a tutti quanti, non c'è persona nella tua vita che deve mettere bocca di come sei fatta, né fratelli, né mariti, né mogli, né genitori. Io mi ricordo ancora una volta mia madre, no, mia madre stava facendo un'altra cosa, uno dei miei fratelli stava provando di tirare fuori tutti i vecchi, sai, quando siete giovani, sei la più piccola, sei quella sempre che hanno preso in giro. Ho detto stop, quello che stai dicendo è offensiva, mi stai offendendo, a me non voglio avere mumbla mumbla, non voglio essere aggredita, perché sono questo, non ti piace? Ok, se io oggi stesso mio marito ha detto una cosa che a me veramente mi è dispiaciuto da morire, perché mi ha detto una cosa che avrei potuto cambiare sul mio viso, mi ha detto che non gli piace la mia sopracciglia, e io ho detto, lo sai perché non tocco questi? Perché chiunque sa, se tu togli troppi peli qua sopra, spariscono, giusto? Spariscono. E poi le devi fare i tatuaggi, devi fare altre cose, ok? Questa, non togliere troppo le sopracciglia perché poi spariscono, eh? E io ho detto, ma che parte di te ti è venuta in mente di dirmi quello che devo fare con il mio viso per un motivo semplice? Perché io ho detto, io potrei dirti su un corpo che sta invecchiando, perché stiamo invecchiando insieme, potrei distruggerti, io ti potrei dire 3.000 cose che non vanno al tuo corpo perché è un corpo che sta invecchiando, ma non lo dico. Perché non lo dico? Perché non si dice? Perché noi dobbiamo amare l'unicità delle persone, dobbiamo amare le persone come sono fatte, ok? Ovvio, se una persona ruba o sta maltrattando un altro essere umano, altro paio di maniche, per carità. Se io vedo una persona che maltratta o tradisce, sono la prima persona che mette bocca, perché il tradimento non lo sopporto proprio. Però sulla forma fisica di una persona che sta provando di veramente essere massimo a se stesso in modo naturale, no, non accetto. Così, finiamo ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. No, facciamo ancora, mi piace, se la sto sentendo tanto. Yes, ancora 4, ancora 3, ancora 2. Ancora uno, ultima, 4, vai, ancora 4, ancora 3, addominali tesi, ancora 2 e ancora 1, ok, giorno 8 di 21 andata. Ragazzi, se riuscite a stare bene nella vostra pelle, e per stare bene nella vostra pelle lo potete fare con lo sport, ve lo consiglio, perché ti senti più forte, ti senti più in controllo della vostra vita, ti difendi con garbo, perché io, finché mi alleno, mi trucco da sola, mi faccio la mia cosa da sola, non sto facendo male a nessuno. E se voglio tingermi domani i capelli di verde, me la faccio perché per me mi piace, va benissimo. Stai bene come stai, smetti di preoccuparti di quello che ti dicono gli altri intorno a voi. Sii unica, sii fiera, non permettere a nessuno di mettere bocca, neanche tuo marito, neanche tuoi fratelli, neanche i tuoi genitori, perché io non lo tollero. Spesso e volentieri io dico, non sono una Barbie, perché non mi potete dire come mi devo vestire e quant'altro, perché ho 55 anni, una carriera alla spalla di 35 anni e anche sono imprenditrice, e di conseguenza se decido oggi mettere uno stivale fino a qua, andare al lavoro con la minigonna, la farò, va bene? E voi dovete fare la stessa cosa. Siamo donne e dobbiamo smettere di essere oggettivizzate, oggetti da giudicare, oggetti da possedere, oggetti da maltrattare, oggetti di sopprimere, ok? Perché non lo siamo, siamo esseri umani, pensa te, che scoperta, siamo esseri umani pensanti, molto in gamba, essere donna è tanta roba, ma io sono
a un punto della mia vita, stop, non voglio sentire negatività da nessuna parte, specialmente quando sto facendo cavoli miei per conto mio. Ok, eccoci qua, vi faccio vedere, lo vedete? Termogenico, bomba, 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 va a lavorare proprio la zona dove mi interessa, l'obliquo, vado a fare il mio allenamento, vi voglio bene, fatevi trattare con rispetto e cuoricini fino a domani, vediamo se riesco a fare, proviamo fuochi d'artificio, fuochi d'artificio, ve lo do? Non so, fuochi di artificio, fum, venio, ve lo do? Non mi dai un fuochi d'artificio oggi, mi fai fuochi d'artificio! Non me la dà oggi, non mi sta dando fuochi d'artificio, faccio l'ultima prova, fuochi d'artificio, me lo date voi? Niente, oggi, non mi sta dando fuochi d'artificio, fai fuochi d'artificio, fuochi d'artificio! Ok, niente, ho provato, me l'hai dato thumbs up, vi voglio bene, ciao ragazzi, ci vediamo domani. Forse il fuochi d'artificio ci sarà domani perché non vengono sempre, sa? Ciao!